Aggiornamenti sulla situazione di Pesaro, qualche criticità in particolare? Ma sono diciamo, sostanzialmente in via di ultimazione le verifiche negli istituti scolastici. Come detto, non sono state riscontrate sostanziali criticità, quindi siamo ottimisti per la riapertura delle varie scuole nella giornata di domani. E sono in corso invece in questa mattinata anche gli edifici che avevamo lasciato indietro dando priorità alle scuole, quindi in particolar modo quelli del patrimonio storico-artistico, lì qualche preoccupazione per qualche danno esterno ai portali, in particolar modo dei musei civici, c'è ancora oggi, ovviamente i luoghi della cultura sono fermati, poi verranno riaperti mano a mano che verranno, diciamo, spuntate le assenze di criticità da questo punto di vista. E ci sono, abbiamo detto, qualche famiglia sfollata, qualche negozio chiuso? Sì, alcune prime famiglie che hanno avuto i loro edifici dichiarati inagibili, in particolar modo in via Branca e in via Varese, e ovviamente è anche il tempo dei controlli, cioè come è stato richiamato giustamente anche per le fabbriche, per gli edifici, insomma, che gli imprenditori si adoperano in questa direzione, e allo stesso modo invitiamo chi anche vede delle crepe, insomma delle anomalie, a segnalarle, in particolar modo i vigili del fuoco, che poi chiaramente con la tempistica di arrivare un po' dappertutto si adopereranno per aiutare le giuste verifiche. Evitiamo appunto a non sottovalutare il tema, come magari a volte si potrebbe essere portati. Facciamo un po' il punto sul tema protezione civile, quali sono le procedure in atto? Sì, come tutti i comuni, anche il comune di Pesaro ha piani di protezione civile in casi di emergenza aggiornati, in casi di alluvione e in casi di sisma. Quello che è accaduto ieri e quello che sta accadendo anche in queste ore con lo sciame sismico che hanno provocato le prime scosse di ieri ci portano ad avere ancora più attenzione, a far conoscere il più possibile il nostro piano di protezione civile. Come Presidente del Consiglio ho chiesto all'Assessore Belloni, Assessore alla Protezione Civile, al Vice Sindaco, di lavorare su delle comunicazioni chiare ed efficaci che riescano a sensibilizzare le persone ad informarsi di più. Per questo motivo sono pubblicate sui nostri social e sul nostro sito delle schede molto semplici che indicano quali sono le zone per ogni quartiere, quali sono i luoghi per ogni quartiere sicuri per stare lontani dai pericoli e per stare in luoghi dove non c'è pericolo di crollo.